Presidente, oggi la sua giunta coglie due obiettivi fondamentali con il rinnovo del parco auto dell'ARPA, quello dell'abbassamento delle emissioni inquinanti in atmosfera e poi la possibilità di acquistare dei biglietti elettronicamente. Lei si è detto molto soddisfatto, perché? Tanto perché nel 2009 avevamo una situazione del parco mezzi dell'ARPA vetusto, superava i 15 anni di età media, il che vuol dire dei mezzi ovviamente non di qualità, mezzi vecchi, che lo mettevano anche al di fuori della possibilità per esempio di partecipare alle gare d'appalto, cioè nessuno vuole a che fare con un'azienda che ha mezzi così vecchi. E quindi abbiamo deciso di farne un rinnovo, sono stati rinnovati oltre 200 mezzi che hanno portato l'età media di questi mezzi a un valore ormai diciamo intorno ai 10 anni, quindi significa che siamo in linea con quelle che sono le migliori aziende di trasporto nazionali e questo è già un risultato perché un mezzo nuovo costa meno in termini di manutenzione, è dotato di migliori comfort, maggior servizio e quindi questo è per il servizio un chiaro miglioramento. Ma poi c'è un miglioramento fondamentale. Abbiamo visto che i mezzi nuovi per quanto riguarda le emissioni di particolato, visti che i nostri erano molto vecchi, parlavamo di età media di 15 anni, età media, e hanno una possibilità di emettere particolato molto inferiore, quindi non so, un mezzo nuovo emette emette 100 volte meno particolato e quindi emissioni inquinanti in atmosfera rispetto al mezzo che abbiamo sostituito. Quindi il pubblico fa la sua parte, cioè se chiediamo anche ai cittadini di utilizzare al meglio quelle che sono le attività in maniera tale anche le auto, cercando di spingere le auto affinché abbiano delle possibilità di inquinamento inferiore, lo stesso deve fare il pubblico. Lei immagini che noi con i mezzi vecchi inquinavamo 200 volte di più di quanto inquiniamo oggi. Questo è molto semplice il rapporto e questo per ciascun mezzo. Allora due mezzi nuovi inquinano quanto 200 vecchi e quindi lei può immaginare che cosa sia. Quindi noi di questo siamo contenti. Poi la biglietteria invece elettronica consente di facilitare la vita ai cittadini che non devono andare nelle edicole, non devono andare magari necessariamente nei tabaccai, trovarli se c'è il biglietto, se non c'è il biglietto, consente magari di fare una ricarica telefonica tipo la ricarica telefonica, quindi uno può avere un credito da utilizzare e può prenotare attraverso il telefonino, insomma, che credo che sia ormai uno strumento assolutamente imperdibile, cioè non ce lo possiamo perdere perché sennò siamo morti. E tenga conto che dà anche la possibilità di avere un sacco di informazioni non solo sui trasporti pubblici locali ma anche trasporti pubblici non locali, quindi per eventualmente se uno vuole andare da una parte dell'Abruzzo o vuole andare a Napoli troverà tutte le situazioni per andare a Napoli, al di là anche dell'ARPA. Adesso parte per quanto riguarda alcune zone in via sperimentale come lei ha saputo e per altre invece in via direi, però insomma è una cosa che secondo me facilita la vita ai cittadini. Ecco Presidente, ma c'è un'altra ragione di ottimismo, la riforma del trasporto pubblico locale, lei ha ripreso di rallena questo ragionamento che apporterà ulteriori vantaggi ai cittadini. Sì, però devo spiegare perché c'è bisogno di una riforma. La riforma c'è bisogno perché il sistema del trasporto pubblico locale è il terzo costo che grava sulle tasche dei cittadini abruzzesi con le loro tasse. Dopo la sanità, che oggi non è più un costo perché abbiamo in equilibrio, quindi con i fondi che ci dà lo Stato siamo in equilibrio, per cui non chiediamo né tasse nuove ai cittadini, anzi gliele abbassiamo, né facciamo il debito che magari poi incide sulla possibilità dei nostri figli di poter far fronte. Invece c'è, dopo aver risolto in parte quello che potevamo fare per quanto riguarda il costo del debito, eravamo la regione più indebitata d'Italia, abbiamo rotto il debito del 25% e quindi anche i costi del debito, c'è una parte rilevante il trasporto pubblico locale. Così, andando avanti così, il sistema non reggerà e quindi metterà a repentaglio non solo i trasporti pubblici locali, ma metterà a repentaglio anche tutti coloro che ci lavorano in questo settore del trasporto pubblico locale abruzzesi, quindi le famiglie di abruzzesi. Per cui dobbiamo renderlo sostenibile. Renderlo sostenibile per i cittadini affinché abbiano il servizio e per coloro che ci lavorano affinché abbiano le prospettive di lavoro consolidate negli anni. Detto questo, abbiamo necessità di procedere a una riforma di quale si è parlato sempre ma che non si è mai fatta. Noi diranno siamo in ritardo, non siamo in ritardo per niente, noi abbiamo voluto fare la sanità, il costo del debito, il terremoto e le cose. Adesso stiamo affrontando questo e siamo vicini alla sottoscrizione di un patto per il trasporto pubblico dell'Abruzzo con i sindacati
che mirerà non solo a delle aggregazioni societarie, ma anche ad un aumento dei livelli di produttività, che sono poi assolutamente essenziali per il contenimento dei costi. Stessi servizi, magari migliori, a costi più bassi. Questa è la scommessa che noi, ma anche perché se non lo facciamo, la barca non è che va tanto avanti, insomma, è quello che stiamo facendo in sanità. Costi più bassi, stessi servizi e livelli essenziali di assistenza addirittura maggiori secondo il Ministero della Salute e anche secondo me, io lo so, però se lo dico io è autoreferenziale.